Buon pomeriggio a tutti, grazie mille per essere qui, soprattutto grazie a Arti per darci questa possibilità. Vorrei dire giusto due parole per introdurre chi siamo noi e il workshop che sta per iniziare. La nostra organizzazione si chiama Vessel, è stata fondata ormai 4 anni fa, ci occupiamo di arte contemporanea e da 2 anni stiamo sondando le possibilità dell'utilizzo di pratiche sociali attraverso l'arte. Portiamo avanti un progetto di ricerca che ha a che fare con la Capitanata, quindi tutta la zona del Foggiano e delle borgate foggiane legate allo sviluppo del periodo fascista in cui c'è stato un investimento forte nell'agricoltura, una spinta, diciamo, verso la ripopolazione di questa zona. E stiamo facendo vari tentativi per capire in che modo effettivamente l'arte può essere un nuovo incentivo per uno sviluppo diverso di questo nord della Puglia così problematico. Il workshop durerà fino a gennaio, per la prima volta abbiamo deciso di avere varie puntate. Il titolo del workshop è Rural in Action e prende spunto dal titolo di un progetto che si è svolto a Chicago e che si chiama Culture in Action. Per Culture in Action, la curatrice del progetto Mary Jane Jacobs aveva pensato di sondare praticamente vari esperimenti d'arte nel contesto urbano. Nel nostro caso invece vorremmo capire quali sono le modalità, i mezzi, i metodi che i vari artisti stanno utilizzando nel rurale. E questo è il motivo per cui abbiamo invitato Luigi Coppola, che è un artista pugliese, al momento vive a Bruxelles, sta già portando e sviluppando avanti, sta portando avanti e sviluppando un progetto nel Salento, in un paese molto piccolo che si chiama Castiglione, dove in qualche modo ha coinvolto un'associazione locale e un'organizzazione culturale chiamata Ammirato e Progetto Free Home University, per la riappropriazione di terreni urbani che in qualche modo vengono abbandonati e utilizzati come discariche al giorno d'oggi. Ci interessava capire la modalità in cui Luigi è riuscito a intervenire all'interno di questi spazi, qual è la sua ricerca, quali sono i motivi che l'hanno spinto ad operare lì e in qualche modo valutare quali di questi metodi possono essere poi utilizzati all'interno della zona della Capitanata. Passerei la parola a Domenico per introdurre. Grazie. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Io sono Domenico Centrone, sono uno dei referenti dell'iniziativa Laboratori dal Basso, che per l'appunto è questa iniziativa regionale che diciamo, ci dà oggi la possibilità di essere qui e di realizzare questo laboratorio. Vorrei spendere giusto due parole per descrivervi un po' lo spirito dell'iniziativa. Laboratori dal Basso è un'iniziativa voluta da ARTI, l'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione, e il programma regionale Bollenti Spiriti, quindi parliamo del programma, della programmazione regionale delle politiche giovanili. L'obiettivo di Laboratori dal Basso è quello di supportare tutte le giovani realtà imprenditoriali pugliesi, quindi parliamo di associazioni e microimprese, dando loro la possibilità di accrescere le proprie competenze per meglio fare quello che già stanno facendo, con un approccio, diciamo, che è descritto, se vogliamo, nello stesso nome dell'iniziativa, quindi un approccio totalmente dal basso. Praticamente le giovani associazioni e le giovani microimprese hanno la possibilità di creare, progettare dei veri e propri percorsi di apprendimento a partire da quelli che sono i propri fabbisogni. Quindi la palla è passata totalmente nelle mani della domanda di apprendimento, quindi un approccio alla formazione guidato dalla domanda più che dall'offerta. E quindi per l'appunto si dà la possibilità di identificare i temi da affrontare, quindi su cui focalizzare l'apprendimento, identificare quali sono i migliori docenti al mondo da cui apprendere, identificare anche le modalità formative, quindi il cosa, il come e da chi apprendere. Quello che noi facciamo come regione, come arte, è semplicemente un ruolo di facilitatori ed è semplicemente quello di comprare, tra virgolette, i docenti e portarli qui in Puglia, a casa nostra, affinché, diciamo, tutto il territorio possa beneficiare, quindi si possa, diciamo, avere un impatto in termini per l'appunto di conoscenza, portando per l'appunto sul territorio i docenti da qualunque parte del mondo essi vengano. L'iniziativa Laboratori dal Basso si declina in tre azioni: ci sono i laboratori, che sono per l'appunto quelli di cui vi ho descritto, è quello che inizia oggi qui, quindi sono dei percorsi di apprendimento della durata di massimo 100 ore, quindi percorsi di apprendimento più o meno strutturati. Ci sono delle testimonianze, che è la seconda iniziativa,
sono degli incontri one shot, brevi, con protagonisti del mondo dell'innovazione e dell'imprenditoria in qualunque settore. E poi c'è una terza iniziativa, che è un'iniziativa di mentoring, in cui a una giovane realtà, quindi una giovane associazione, una giovane microimpresa, viene affiancato una persona senior, quindi un mentore, che mette a beneficio della giovane realtà la propria esperienza, la propria conoscenza, la propria rete di relazioni. Le tre iniziative, diciamo, laboratorio e testimonianze, sono due avvisi attualmente conclusi, si stanno realizzando in questa fase. Fino al 31 di gennaio prossimo tutti i laboratori e tutte le testimonianze che sono state valutate positivamente. L'invito è a consultare il nostro sito laboratoriodalbasso.it e la nostra pagina Facebook Laboratori dal Basso per essere a conoscenza di tutti i laboratori attualmente in realizzazione e quelli che saranno, diciamo, programmati da qui fino al 31 di gennaio prossimo. Ci sono laboratori su qualunque settore e ovunque sparsi per la Puglia. Mentre la terza iniziativa, l'iniziativa di mentoring, è un'iniziativa attualmente ancora aperta, quindi qualora vogliate beneficiare di un mentore, quindi un affiancamento, oppure l'invito magari può essere anche al docente, qualora, diciamo, si abbia il desiderio di donare la propria conoscenza, mettere la propria conoscenza a beneficio delle giovani realtà pugliesi, è possibile sia iscriversi in qualità di mentori che di giovani interessati per l'appunto a fruire di un affiancamento di mentoring. Per ogni informazione trovate tutti i nostri contatti sul sito di Laboratori del Basso. Io ringrazio naturalmente i proponenti, quindi l'associazione Vessel, per aver proposto, progettato, voluto questo laboratorio, naturalmente tutti i partner che l'hanno reso possibile, voi per essere presenti e naturalmente anche i docenti per aver accettato l'invito. Grazie. Buon laboratorio e grazie. Allora, grazie a tutti voi di avermi dato questa occasione di essere qui. Mi chiamo appunto Luigi Coppola, sono un artista, ma arrivo dalla Salento, dal Capo di Leuca, da un paesino del Capo di Leuca, quindi abbastanza lontano da qui, ma in realtà molto, mi sembra tutto molto familiare, anche se sconosciuto allo stesso modo, perché comunque il territorio della Capitanata è un territorio mitico per noi al sud e in tutta Italia, quindi scoprirlo insieme a voi è interessante, metterlo in relazione con un progetto che credo sia importante, è un progetto che sta succedendo ormai da 3 anni, che è una fase molto evoluta ma molto utopica ancora, e mi piacerebbe in questa prima giornata di presentazione confrontarmi proprio sulla base di questo progetto e di quello che sta avvenendo in questo lembo di territorio. Breve mia presentazione, appunto io sono cresciuto, fino a 20 anni sono rimasto in questo piccolo paese, un paese di 1000 abitanti che si chiama Diso, in provincia di Lecce, e dopodiché ho studiato ingegneria ambientale, quindi mi sono laureato in ingegneria ambientale, quindi da qui anche un po' la conoscenza rispetto a questi temi, ma non ho mai praticato ingegneria perché parallelamente ho studiato teatro e ho iniziato una carriera come regista teatrale, carriera che poi per diversi motivi io sono andato sempre di più a lavorare in contesti sociali, quindi occupandomi in qualche modo del teatro, diciamo, come rappresentazione, come black box, cioè come scatola chiusa. Non mi interessava, come non mi interessava la ripetizione di un atto finto, mi interessava la realtà, agire nella realtà, e quindi da lì man mano sono passato alla performance art fino ad arrivare a progetti di arte partecipativa, arte, diciamo, in relazione a una comunità o a un gruppo sociale. Ho lavorato per 3 anni in collaborazione con un artista italiano che, diciamo, è uno dei primi o più importanti, che a un certo punto ha fatto questo shift, questo cambiamento di posizione rispetto all'arte, ha cercato proprio di dire è il momento in cui l'arte non può stare dentro il sistema dell'arte, che è un sistema molto percepito ed è vero che è un sistema elitistico, è un sistema che in qualche modo non lavora proprio nella realtà, non cerca di cambiare la società in cui si ama, si rinchiude in qualche modo in una bolla.
dice l'arte deve avere un ruolo veramente di avanguardia nella società e cercare di cambiare i meccanismi con cui la società si costruisce, i meccanismi politici, i meccanismi sociali, i meccanismi economici. E io sono molto d'accordo su questa linea e credo che sia importante in questo momento che gli artisti diventano appunto questa avanguardia sociale e politica, cercando di recuperare quello che è il senso della bellezza nelle cose che ci circondano. Io sono interessato in particolare alla bellezza nelle relazioni e nella capacità di un gruppo di organizzarsi, di costruire dal basso e arrivare così a immaginare un futuro, uno sviluppo. In questo mio percorso ho avuto la possibilità di per 2 anni di dirigere una biennale di arte urbana a Bordeaux in Francia, quindi confrontarmi su grande scala anche su progetti iniziati. L'idea che abbiamo avuto era ancora una volta era quella di uscire dal campo dell'arte istituzionale e di capire quali processi potevano essere interessanti per quella città, soprattutto processi partecipativi e lavorare sull'idea di contropotere. Quindi quella era una città che era particolarmente guidata dall'alto, il sindaco era Juppé, e lo ancora perché da 25 anni sindaco di quella città, che aveva un'idea molto dirigistica della città e quindi le realtà dal basso facevano fatica a esprimersi, a costruire qualcosa di interessante. In un sistema molto sovvenzionato, in quella cultura c'erano tanti soldi, però paradossalmente non c'era la vitalità, per esempio, che in tante parti d'Italia c'è, nonostante che non ci siano i fondi. E quindi abbiamo lavorato proprio ad affiancare un po' quello che è anche l'idea di Viviana e di Wester, che è la nostra idea, affiancare degli artisti a dei processi già in corso all'interno della società, quindi la costruzione di una casa delle associazioni in cui tutte le associazioni potevano esprimersi in un quartiere multiculturale, una piazza che diventava teatro evolutivo, quindi in cui c'erano l'idea di mettere in gioco tutta la questione dell'agricoltura urbana, del modo di vivere insieme, dell'inclusione sociale, quindi tutta una serie di temi, e fare un prototipo, un modello, o dei materiali, quindi possiamo poi approfondire nel corso dei giorni, se siete interessati a questo aspetto appunto di come l'arte può intervenire nel sociale. Abbiamo chiamato gli artisti più interessanti che secondo noi che lavoravano in questo ambito, quindi associati a dei progetti specifici a livello urbano, di sviluppo urbano, come costruire in qualche modo dal basso la città, come immaginarsi dal basso la città, come fare in modo che quando i progetti arrivano, vengono calati dall'alto, come spesso avviene soprattutto nelle grandi città, ma non solo, perché purtroppo i meccanismi della politica, i processi partecipativi, adesso è un nome molto usato, no? Diciamo, tutti usano la partecipazione, ma in realtà sono delle scatole vuote molto spesso, in cui al cittadino è lasciato solo pochissima possibilità di intervenire, sono processi già chiusi in cui si dice facciamo così e scegliete magari il pavimento, se lo facciamo rosso oppure lo facciamo, cioè, scegliamo il tipo di mattonella, ma quello che costituisce il sistema non è toccabile, è intaccabile in qualche modo. Quindi come scardinare questi sistemi, come trovare un immaginario nuovo che ci consenta di co-costruire. Quindi questa è la questione che mi pongo continuamente nella mia ricerca artistica, senza rinunciare alla ricerca del linguaggio, in qualche modo non è, il fatto è molto spesso la domanda, e forse anche un interrogativo che possiamo anche sviluppare in questi 3 giorni, è cosa differenzia un processo artistico da un processo sociale tout court, no?
quali sono le dinamiche, perché ancora chiamiamo arte un processo come quello che di cui parleremo oggi. Secondo me c'è una distinzione e potremmo vederla, potremmo sviscerarla in questi tre giorni ed è interessante parlarne con voi. Quello che voglio fare non è una cosa univoca, anche se ho il microfono, ma mi piacerebbe appunto un dialogo, capire come le cose come la descrizione di questo progetto, le azioni che stiamo facendo risuonano per voi e quindi capire anche cosa succede qui, cosa potenzialmente si potrebbe fare a livello di azione, come agire, cioè è una domanda molto importante. Io credo, sono un fervente attivista, nel senso ho voglia di molta di costruire delle azioni molto concrete, molto pratiche, quindi anche nonostante magari è importante tutto un background teorico che bisogna accumulare, però nell'azione bisogna essere precisi ed andare, secondo me, a trovare un linguaggio che è capace di comunicare in una maniera molto aperta, visibile, e credo che questo sia un compito dell'arte. Il primo sistema da scardinare per noi artisti è quello dell'arte stesso. Poi, perché appunto il territorio che guardo intorno non è quello che non mi piace, non sono convinto per niente rispetto alle cose come vanno e non voglio essere passivo rispetto a questo, voglio agire. Cioè anche qui stesso, siamo qui a Cerignola, io sono anche emozionato, è la terra di Vittorio, che comunque è stato uno dei punti di riferimento. Tra l'altro, lavorando a Torino, le prime azioni che ho svolto a Torino, lavorando in un centro che si chiamava Di Vittorio, in un quartiere che era stato costruito da una cooperativa che si chiamava Di Vittorio, che era però un'utopia costruita negli anni 70, che è molto deludente perché era un quartiere dimenticato, un quartiere isola che raccoglieva in qualche modo gli emarginati, e anche se non erano emarginati lo erano lo stesso, cioè nel senso il piano urbanistico per come era stato concepito e quel modo di porsi non si era evoluto, c'era stato un seme importante, interessante, però quelle idee non si erano radicate, anzi si erano rigirate contro. E più o meno credo, adesso non so, vorrei verificarlo con voi questa cosa qui, ma credo che siano un po' le stesse dinamiche, quelle idee, che hanno dato vita a una stagione, credo, molto interessante della nostra storia politica e sociale, probabilmente non hanno avuto l'humus per poter crescere, non sono stati accompagnati continuamente. Cioè, Marx dice che la rivoluzione non è un atto che si fa in un momento, ma è un'azione che si fa giorno per giorno, se ci si prende cura giorno per giorno, e bisogna essere capaci di essere trasformativi continuamente, quindi è un processo di trasformazione, non è un atto che succede in un momento, in un istante, in un luogo, ma è un atto lungo ed è necessario che gli attori che sono coinvolti si mettano veramente continuamente in gioco. Allora, veniamo, questo è un po' il mio percorso. Faccio dei lavori anche molto diversi da questo che vedrete qui, magari poi perché ho l'urgenza di entrare direttamente a raccontarvi del processo che stiamo facendo, però ho costruito dei lavori molto diversi. Mi interessa in generale nei lavori che sto facendo più a livello di performance, quindi azione nello spazio pubblico,
capire la complessità della voce, della voce collettiva, perché molto spesso c'è una delle parole più usate in generale in Europa. Io ho lavorato in diverse città in Europa facendo dei laboratori per costruire questa voce collettiva, questa voce del popolo, diciamo, è il tema del populismo di cui sentiamo parlare ed ci condiziona tantissimo, anche se non ne parliamo ci condiziona tantissimo, perché la politica che stiamo vivendo è fatta in qualche modo di un'idea di decomplessificare, quindi di ragionare per slogan. Lo vediamo intorno a noi purtroppo come questa tendenza. Però una cosa interessante dall'altro lato è la prospettiva che arriva per esempio da alcuni filosofi del Sud America. Per esempio Laclau è uno di questi filosofi che diceva: non dobbiamo avere paura del populismo, il populismo fa parte della democrazia, è completamente dentro i meccanismi democratici. In qualche modo la semplificazione attraverso un leader o attraverso la voce del in qualche modo uno che richiama in qualche modo il potere delle persone, della gente a sé, è un processo normale nella democrazia. Ma il problema è che quello che chiamiamo oggi populismo è demagogia, molto spesso. Si usa la parola populismo anziché la parola demagogia. L'idea di populismo è un'idea molto interessante, in realtà, secondo me, e riguarda in qualche modo il fatto che il popolo ha veramente la possibilità di, in qualche modo, entrare all'interno dei meccanismi del potere ed essere veramente rappresentato. Però questo apre tutta un'altra serie di considerazioni. Però quello che mi interessa è come in generale riportare la complessità nel discorso, no? Cioè in qualche modo avere un linguaggio semplice ma allo stesso tempo rappresentare una complessità di voci. E poi magari dopo possiamo anche come pausa da questo discorso vedere qualche lavoro, ascoltare alcuni di questi concerti politici che sto facendo in diverse città d'Europa. Veniamo al progetto del Sud Italia. Allora, io ho iniziato a collaborare da un anno e mezzo, sono entrato completamente dentro questo progetto e l'ho fatto perché dopo anni che lavoravo all'estero, al Nord Italia, comunque che ho sviluppato tutta una serie di progetti, avevo l'urgenza di impegnarmi nella mia terra, avevo proprio l'urgenza di ritornare e costruire qualcosa di ambizioso. E per molti tempi anche non ho accettato negli ultimi anni nessuna proposta, ma neanche di fare un lavoro teatrale o di fare un lavoro, perché dicevo non è questo che, perché le dinamiche di qua, dalle dinamiche di qui sono scappato in qualche modo. Sono scappato a 18 anni, i miei genitori sono persone molto semplici che arrivano dalla campagna, quindi fino a 18 anni sono cresciuto facendo il contadino insieme a loro e aiutando mio padre ogni tanto a fare il muratore, quindi arrivo da quella storia lì. Ma sono scappato perché la cultura agricola e la cultura rurale che stavo vivendo la trovavo terribile e opprimente, insieme al potere della Chiesa e alla ritualità che era solo data alla Chiesa. Questo però l'ho realizzato dopo. Fino a 18 anni volevo solo scappare, come tanti di noi, come tante persone del Salento e di tutta la Puglia. E quindi volevo tornare con un progetto speciale. E a un certo punto, quasi 2 anni fa, ero in vacanza in Salento e ho incontrato un gruppo di amici che li conoscevo da quando ero piccolissimo, che mi sono incontrato questa azione che era un'azione che ho trovato meravigliosa, che era la semina collettiva dei cereali autoctoni nelle terre date in comodato d'uso.
E questa azione mi ha aperto lo sguardo, perché ho visto in questa cosa qui, ho visto la campagna, una domenica, la campagna pienissima di gente, di persone, quando negli ultimi 20 anni ho visto la desolazione, l'abbandono, avevo visto in qualche modo la chimica che prendeva il sopravvento, avevo visto in qualche modo la campagna era veramente sinonimo di abbandono in qualche modo, e quello prima che avevo vissuto era sinonimo di sacrificio, quello che avevo vissuto fino a quando ero qui in Salento era sinonimo di sacrificio e di lamento in qualche modo. Quindi ho visto un atto generativo importante, che era questa idea di andare tutti insieme in campagna, vecchi, bambini, le scuole, persone della nostra età, e tutti seminare, provare a capire cosa si stava seminando prima di tutto, ed erano i cereali che appartengono alla nostra cultura, selezionati per millenni dai nostri genitori, progenitori, nonni, fino a non si sa quando, quindi una cultura che una vera e propria cultura che si stava perdendo, e la cosa ancora che mi interessava era il gesto, l'azione, che era un'azione collettiva, che era un'azione che coinvolgeva, e che c'è una curiosità, un sorriso, una voglia di stare in campagna che non era quella che conoscevo. Ho detto, questo è qualcosa di interessante. Allora abbiamo iniziato a parlare, e ci siamo, da lì ho iniziato tutti i giorni a lavorare con questo gruppo, e ho proposto tutta una serie di azioni che poi si sono verificate, e siamo in piena lotta, in pieno movimento. Facciamo un passo indietro, come è nato questo gruppo? Anzi, facciamo ancora un passo più indietro e vi spiego un po' il contesto da cui arriva questa azione, perché anche per costruire una delle cose che credo sia fondamentale prima di costruire un'azione è capire veramente in profondità il contesto nel quale si vuole agire, capire le potenzialità, qual è la storia, capire a livello politico cosa funziona. È chiaro che è molto facile per le persone che sono dentro, ma molto difficile allo stesso tempo, perché si è troppo dentro e magari si va a lavorare su dei dettagli, o in qualche modo si perde di vista in qualche modo un'idea di insieme, di unità o di complessità, no? Perché si cerca o non si riesce più a capire come questo sistema, come è possibile che la situazione sia arrivata al punto in cui siamo. Il territorio di cui stiamo parlando, il Capo di Leuco, è un territorio che è stato fino agli anni 70-80 poverissimo. Poverissimo, cioè nel senso l'agricoltura era un'agricoltura di sussistenza, non è il caso come è il nostro caso. Qui siamo di fronte al granaio dell'impero romano, quindi significa una storia di altissima civilizzazione agricola che si parla di millenni, quindi di storia. Lì le terre sono state veramente in qualche modo ricavate dalla pietra. Cioè i nonni e i bisnonni hanno veramente spietrato i campi per avere del terreno coltivabile, che è un atto importante e generativo importante, quindi dall'altro lato, per quanto povero sia il terreno rispetto alla fertilità di alcune altre terre, è meraviglioso che ci sia stato questo atto così generoso, no? E che sia dato la possibilità alle generazioni future di poter fare, di poter piantare in qualche modo, di poter immaginare un futuro. Nonostante questo, tutto lo sviluppo diciamo delle ultime centinaia di anni è uno sviluppo rurale, è in qualche modo La fortuna, la sfortuna del territorio passa dalla crescita o dalla funzione agricola e dallo sviluppo agricolo del territorio.
Quindi come qui non si può pensare uno sviluppo senza in qualche modo contemplare l'idea di sviluppo agricolo, lo sappiamo bene, cioè è chiarissimo e sappiamo quanto sono stati miopi per molti anni, per decenni, soprattutto negli anni 80, 90, i nostri politici che in qualche modo hanno puntato su altre cose. Quindi questo, poi la questione, cioè l'economia era una questione familiare, una questione autarchica completamente. Che significa autarchia? Significa che in qualche modo attraverso un sistema chiuso di produzione totale, un sistema in cui ognuno si produceva il grano per sé, ognuno si produceva tutto quello che aveva bisogno come cibo, aveva gli animali, ma si coltivava anche il cotone e ognuno aveva il telaio in casa, ogni famiglia, cioè questo era proprio a livello familiare, quindi poi con aperture a parenti, amici più stretti, ma molto, sistema molto chiuso. Questo parlo dopo la riforma agraria, quando sono state date delle terre, diciamo, parlo dal periodo fascista in poi, perché prima invece la condizione era quella di lavorare per i grandi latifondisti, una condizione di semischiavitù praticamente. Quindi questo, però diciamo, questa cultura di autarchia ha portato anche al fatto che c'erano tanti piccolissimi agenti, no? Nel senso ognuno si produceva il proprio orto, diciamo la propria sopravvivenza attraverso l'agricoltura e significava anche che per esempio la biodiversità si è sviluppata molto perché ognuno ha provato a coltivare in maniera diversa, ognuno provava dei semi diversi, si scambiavano i semi fra le persone. Quindi c'era una grande capacità di generare, no? attraverso questa molteplicità che si è sviluppata nel territorio. Quindi questa è una cosa, cioè, aveva tutto un suo lato, diciamo, molto malinconico rispetto alla vita sociale, e poi c'era tutto questo lato, diciamo, positivo dovuto alla... A un certo punto si è sviluppata la cultura del tabacco, è diventato tutto il territorio dove ho vissuto è diventato una grandissima monocultura di tabacco. E quindi si è sviluppata la cultura della cooperativa e si è sviluppato un altro ruolo della donna, soprattutto all'interno della società, in quella società lì del capo di Leuca, del Salento. Perché il lavoro agricolo della coltivazione del tabacco era soprattutto femminile, era a livello familiare come al solito, ma era demandato soprattutto alle donne. E poi soprattutto la trasformazione successiva, in ogni paesino anche di 1000 abitanti c'erano delle manifatture tabacchi e c'erano delle cooperative, 3 o 4 in tutto il Salento, che poi raccoglievano tutto, ed erano soprattutto donne quelle che lavoravano, anzi solo donne praticamente che lavoravano. Adesso senza accendere la luce volevo solo, c'è la prima foto che vedete qua, questa per esempio è un'immagine degli anni 50 a Salve, che è un piccolissimo paese in provincia di Lecce, e sono le donne di un tabacchificio. Guardando anche l'immagine si vede una certa, anche lo stile o il modo di porre, cioè fa sorridere, perché molto spesso questa capacità di presenza femminile è rara a vedersi ancora nella società di oggi. E questo per esempio erano le immagini che io vedevo da piccolo nelle strade, cioè le strade del paese erano piene di questi che chiamiamo taralette, che erano dove si metteva a seccare il tabacco. E questo è durato 10 anni in cui, da un certo punto di vista, interessanti, perché comunque c'è stato uno sviluppo, ogni famiglia aveva la possibilità attraverso il tabacco di mettere da parte qualche soldo, di poter costruire la prima emancipazione sociale, di uscire dallo stato di povertà per molte famiglie. E quindi tutti si sono lanciati facendo mezzadria, chi non aveva terre, mettendosi a lavorare per altri, quindi era solo, quindi una monocultura.
con lo sviluppo della chimica negli ultimi anni in maniera molto tosta, perché a un certo punto appunto c'era la questione, all'inizio si coltivava quello che si produceva, una terra in cui anche l'acqua è un problema, no? A differenza di qua. Quello che si produceva, ma a un certo punto, per esempio, là si comprava l'acqua perché era redditizia, oppure si scavavano i pozzi, che poteva faceva un pozzo artesiano, quindi i pozzi artesiani sono pozzi che arrivano fino a 120 metri di profondità. Pozzi artesiani, quindi si aveva la possibilità, e si è cominciata la chimica in una maniera molto pesante, fino che agli ultimi anni addirittura per disseccare il tabacco, per seccarlo, si buttava direttamente il Roundup, l'erbicida, direttamente sul tabacco stesso. Quindi questo ha fatto anche in modo che queste terre sono state avvelenate anche attraverso la cultura del tabacco, e anche sfruttate ovviamente tutta la rotazione agricola che fino a quel momento c'era stata, quindi coltivando un anno tabacco, un anno cereali, poi l'anno dopo leguminose, quindi tutta la rotazione che è normale nell'agricoltura dell'agricoltura naturale è sparita. Cioè, siamo arrivati proprio all'agricoltura chimica da un momento all'altro. E quindi questo anche spiega come poi si è evoluta l'agricoltura, quello che è rimasto l'agricoltura, come si è evoluta anche, perché a questo punto si è diventati, in qualche modo c'è stato un processo di oblio, no? Rispetto a tutto quello che c'era stato prima, perché le persone sono state anche affascinate dalla possibilità di avere un'economia finalmente dall'agricoltura. Dopodiché è finito il tabacco, l'epoca del tabacco, perché non era più conveniente, perché la società è cambiata, perché sono arrivati altri produttori, abbandono totale delle campagne. Sì, l'altra coltivazione sempre forte, questo c'è comune, è la coltivazione del tabacco, che era molto molto presente, scusate, delle olive, che era molto presente, ma la zona del Salento era Gallipoli in epoca, diciamo fino ai primi del Novecento, era il posto dove si batteva il prezzo dell'olio da lampa. Quindi gli alberi d'olivo nostro sono alberi molto molto grandi, perché non si produceva olio di qualità, ma si produceva olio per l'illuminazione. Quella è un'altra fonte di ricchezza. Se andate chi di voi conosce la provincia di Lecce, va a Lecce, vede, o in tutti i paesi, vede questa bellezza di tutta la cultura dei primi del Novecento che si era sviluppato. Era dovuta al fatto che la cultura dell'olio da lampa era importantissima, quindi da lì i frantoi ipogei che si vedono in ogni città, quindi i frantoi sottoterra in cui venivano scaricate le olive che erano quasi al macero, cioè in uno stato quasi di decomposizione, perché l'olio doveva avere un'acidità molto alta. Quindi non era olio di qualità, non è come ci immaginiamo adesso la cultura delle olive, era tutt'altro. Quindi anche quello a un certo punto ha portato a una crisi molto grande all'inizio del Novecento, perché è stata inventata l'elettricità, l'olio della lampa è diventato non più interessante. Anche la cultura delle luminarie arriva da quello, le luminarie che sono così famose, per esempio in Salento, ma non solo, che hanno queste ditte enormi che si occupano di luminarie, quindi anche quello deriva da questa cosa qui. A livello storico le cose sono molto legate. Quindi è questo il nostro passato, che è diverso da quello. Però i problemi attuali, invece, lì dove arriviamo, sono molto vicini, invece. E lì, anche se la storia è molto diversa. Dicevo, da lì, quindi, inizio anni 70, negli anni 70, 80, oltre alla questione dell'agricola, c'è stato proprio un abbandono in qualche modo della nostra memoria in tutti i sensi, quindi anche questo processo che era durato di evoluzione normale o lenta, che era durato millenni, a un certo punto in pochissimi anni è stato stravolto, come diceva Pasolini, no? Pasolini diceva che appunto era un veggente, cioè, più che un veggente era una persona che ha veramente saputo guardare in quel momento storico a cosa succedeva.
Io non sono un fan di Pasolini rispetto alle persone che vogliono attualizzarlo nel nostro momento storico, perché appunto Pasolini, secondo me, se fosse vivo adesso non direbbe le stesse cose. Cioè, lì era un'analisi molto lucida rispetto alle cose, come cosa stava accadendo in quel momento lì, negli anni 70, 60-70 in Italia, che aveva rinunciato a una continuità storica, e c'è stato un imbriacamento sociale in qualche modo che ha tagliato veramente le radici di un'evoluzione in qualche modo possibile. E quindi anche il nostro paesaggio, per come è stato costruito negli ultimi anni, è figlio di quegli anni lì, di quelle scelte lì, e sta a noi comunque connettersi, comunque ricapire quella storia, ma in maniera nostalgica. Anche quando si parla di tradizione, io trovo anche in Puglia, per esempio, in tutto il sud, la questione della nostalgia, di essere così nostalgici, di fare queste cose, come si viveva nell'Ottocento. Vi sto entrando qui un cartello, vediamo la mostra come si viveva nell'Ottocento, cioè, non, tutto questo processo dobbiamo guardarlo al futuro, non è importante conoscere qual è la nostra storia, da dove arriviamo, andando anche molto lontano, secondo me, nella storia, per capire il contesto, per poterci intervenire, ma bisogna uscire da questo mito della tradizione come ritorno a un passato, chissà. No, il passato, per quanto mi riguarda, io ne sono scappato da quel passato, e non voglio che ritorni quel passato lì. E se una donna specialmente non dovrebbe mai pensare di parlare perché comunque la condizione femminile era tostissima. Allora, detto questo, passiamo appunto al presente e capire questo progetto. Questo progetto è nato 3 anni fa, figlio di tutte queste considerazioni che ho fatto, dove un gruppo di ragazzi più o meno della mia età, dai 30 ai 40, 25, si sono trovati e hanno costruito da esperienze molto diverse, però tutti erano interessati alla questione dell'agricoltura e dello sviluppo in questo paesino di Castiglione. In Salento c'erano già dei piccoli germi di questo tipo di processi che vi racconterò, e hanno deciso di costruire la prima notte verde agricoltura e sviluppo sostenibile. Quindi, invece di fare una notte bianca, che era quindi un'azione solo estemporanea, un'azione solo in qualche modo superficiale, perché per una notte mettiamo tutto, apriamo il borgo, lo facciamo vedere, molto spesso in chiave tradizionalistica nelle nostre regole, dice proviamo a costruire un evento ma che abbia dei contenuti forti, e che abbia il contenuto principale sia lo sviluppo lo sviluppo sostenibile del nostro territorio, e mettiamo in rete tutte le realtà che nel nostro territorio si stanno occupando di questo in maniera forte, sensibile e molto chiara. Quindi lì nasce questa esperienza, Notte Verde, vengono chiamati per il primo anno i Girolomoni, cioè la famiglia Girolomoni delle Marche, di Montebello. Chi sono i Girolomoni? Queste sono, diciamo, i primi fondatori del movimento biologico in Italia, dell'agricoltura biologica. Sono degli utopisti che hanno realizzato una grandissima impresa, in quanto Girolomoni significa alce nero, forse lo conoscete come alce nero, è stata la prima azienda biologica a distribuire nelle COP, quindi nelle COP a livello supermercati, i prodotti biologici a un prezzo abbastanza contenuto. Sono questa famiglia che in qualche modo va in un monastero dismesso a Montebello, nelle Marche, con l'idea di, in un, in un,
momento che c'era l'agricoltura intensiva, quindi grandi monopoli che diventavano, che ormai regolavano le questioni agricole, decidono di fare da sé. E si rinchiudono all'inizio, veramente rinchiuso perché poi il resto del mondo non capiva cosa stavano facendo intorno, si rinchiudono e cominciano a riprendere i semi autoctoni, quindi a non dipendere più dalle multinazionali per il seme, cominciano a riscoprire i metodi di rotazione dell'agricoltura biologica e cominciano a costruire, quindi soprattutto sui cereali autoctoni, iniziano questo lavoro sui cereali autoctoni e cominciano a fare costruire, quindi a sperimentare le diverse farine, i valori nutrizionali, quindi un laboratorio di agricoltura naturale e organica. E adesso è una delle ditte che funziona meglio in Italia, esportano, io per esempio in Belgio o in Germania, cioè si compra, chi vuole mangiare naturale, la pasta che si compra è la Girolamoni in generale, è quella distribuita meglio. In Italia paradossalmente non si trova molto raramente. Quindi da questo esempio, che diventa fondante questo esempio, ed è qui l'importanza degli incontri, no? Che si fanno poche volte nella vita e dici questo mi ha aperto veramente. E allora questo gruppo decide adesso vogliamo iniziare a mettere in atto queste pratiche, ma non in maniera isolata, ma cercando di coinvolgere il più possibile tutta la comunità di questo piccolo paese. E allora si comincia a capire come poter fare, perché appunto questo gruppo di persone e ancora adesso non aveva né soldi, né terre, né rese. Poi è diventata una canzone che abbiamo cantato l'ultima notte verde, questo no, non abbiamo né soldi, né terre, né rese, ma la terra che piantiamo cresce mese dopo mese. E allora lì nasce questa idea di le persone del paese cominciano a crederci e a dare in comodato d'uso gratuito i terreni abbandonati, e da lì a pochi mesi si fa prima azione delle semine collettive, quindi si trovano i semi attraverso i Girolamoni, i semi biologici autoctoni, quindi della nostra regione, si comincia a piantare. I primi anni il senatore Cappelli, che ormai è abbastanza diffuso in Puglia, negli ultimi anni c'è stato, diciamo, fra le varietà che si stavano perdendo, quella che è stata riscoperta a maggiore ragione, però anche il Gentil Rosso, che è per esempio una varietà di grano tenero molto interessante, ma anche in maniera quasi da pazzi, delle varietà tipo il farro monococco, che è il cereale primordiale da cui attraverso gli incroci tutti gli altri cereali sono derivati, che però a livello produttivo non potrà mai essere produttivo nel senso di produrre e vendere grano, non potrà mai essere, però è importante perché da quello partono tutti gli altri grani, quindi conservare quel grano o avere dei presidi che coltivano quel tipo di cereale rende importante, ed è importante anche in un processo in cui per esempio il farro monococco non contiene per niente glutine, quindi proprio a livello nutrizionale diventa molto interessante e apre degli altri mercati. Quindi il farro di cocco, e man mano negli ultimi 3 anni adesso siamo arrivati a recuperare più o meno 13 tipi di cereali diversi, con un processo che poi vi descriverò. Quindi, prima azione molto forte è stata questa semina collettiva di cui già vi parlavo, che ha funzionato e ha chiamato, aggregato tutto il paese in un momento forte comunque di condivisione, di nuova ritualità. E non, in realtà era qualcosa che non si era mai visto, perché l'agricoltura, come dicevo, è un'idea privatistica, è un'idea che si fa per un guadagno personale di una persona, e quando vai in campagna per conto di qualcun altro lo fai per puri motivi economici.
Poi l'altra azione, l'azione successiva è stata quella della, da lì subito in quel momento lì si capisce per esempio che bisogna fare un'azione molto forte a livello legislativo e si lancia una petizione che è stata consegnata 15 giorni fa, forse qualche immagine, non forse ce l'ho, aspetta vi mostro anche qualche immagine delle... Questi sono i campi di cotoni. Beh, questa è la realtà che abbiamo, no? Rispetto agli, alla questione, vi dicevo, dei, dei diserbanti, eccetera, eccetera. Quindi l'ignoranza, no? Cioè, che si vede anche nelle scritte. Questa è la prima azione, è la prima semina collettiva e questa è la prima notte verde che ha richiamato... Il primo anno c'erano... Adesso abbiamo fatto ad agosto la terza edizione... E il primo anno c'erano 3.000-4.000 persone, l'ultimo anno c'erano 15.000 persone in un paesino di 1.000 abitanti. Dopo la prima semina collettiva abbiamo iniziato a Castiglione, adesso sono 8 paesi vicini che stanno facendo la semina collettiva di cereali autoctoni e quindi pensando proprio a tutto un processo produttivo anche completamente diverso, perché... Ci sono tantissimi, lì si potrebbe andare nel dettaglio, ma ci sono tantissimi problemi riguardanti proprio l'uso delle farine e dei cereali che usiamo noi e che probabilmente sono coltivati qui in zona. L'altra questione che si è affrontata come sviluppo del territorio è quella della canapa. La canapa è una materia interessantissima, forse una delle piante a livello di potenzialità più grande che abbiamo. La canapa è stata proibita negli anni 30 per il motivo perché la pianta da cui si ricava la cannabis è la stessa pianta, però la canapa, diciamo, industriale, il THC è molto basso, bassissimo, che non, diciamo, non fa nessun effetto allucinogeno, ma la pianta della canapa stesso ha la capacità veramente di come il maiale, come la carne, come il maiale delle piante, perché tutto si può utilizzare, quindi il fusto della canapa era utilizzato e l'Italia era fino agli anni 30 era il secondo produttore mondiale di canapa e primo per qualità. Quindi c'erano gli Stati Uniti e l'Italia che producevano, gli Stati Uniti fino agli anni 30 erano molto forti anche, e quindi proibita e tagliata. Poi in Piemonte è iniziato Assocanapa a lavorare a ripiantare la canapa con permessi speciali, quindi con il fatto. Poi negli ultimi anni, nel 2007-2008, è stata di nuovo legalizzata la piantumazione di canapa, ovviamente sempre col controllo dei carabinieri, eccetera, eccetera, in modo che non si piantano semi, devono essere semi certificati che arrivano, comunque c'è tutto un processo, però si riesce, diciamo, a piantare di nuovo. Quindi l'azione successiva è stata quella di, oltre ai cereali antichi, introdurre la canapa nella coltivazione, sempre a livello sperimentale, perché parliamo di un territorio, ma in generale di pratiche che sono andate perse completamente, quindi il recupero di queste pratiche comporta delle persone o dei gruppi che lo sperimentano, che quindi creano la cultura necessaria in modo che queste cose si possano fare. Dicevo, la canapa come materia, il gambo, diciamo, della canapa si può utilizzare o per la bioedilizia o per i tessuti, e adesso se non apro troppo parentesi, i semi si possono mangiare da soli, cioè se decorticati sono ottimi, per esempio l'insalata è una cosa, si produce farina, che di solito è una farina a alto contenuto nutritivo e anche che dà un sapore ottimo alle cose, quindi c'è tutta una filiera alimentare che si sta producendo. L'olio
ha proprietà incredibili, quindi ricca di omega 3, capacità veramente di sviluppare, veramente sano, molto più sano di tutti, forse uno degli oli più sani, ma con un sapore molto intenso, quindi da usare a crudo. Quindi la canapa è un investimento interessantissimo in prospettiva, tant'è che adesso la Puglia in 3 anni è diventata una dei primi produttori nazionali, soprattutto perché l'altra cosa è che è capace di decontaminare i terreni, perché assorbe metalli pesanti, soprattutto nel terreno, quindi per esempio nelle zone di Brindisi, dove c'è stata l'Enel che ha fatto tutti i disastri, diciamo la Monte Edison, lì si sta sperimentando, parecchi ettari sono coltivati con canapa. E a Taranto, vicino Taranto, è nato il primo centro di prima lavorazione della canapa, quindi a cui si può conferire la canapa e fare la prima lavorazione, soprattutto per canapa industriale, quindi per tessuti. In realtà noi quello che stiamo sperimentando è la canapa per uso alimentare, perché anche lì i nostri terreni non sono così ricchi da poter, ma qui per esempio sarebbe una zona in cui la canapa industriale sarebbe facilmente coltivabile, probabilmente qualcuno, voi sapete di qualcuno che lo sta iniziando a coltivare? No, non se ne parla proprio di canapa qui, perché da noi se ne parla ormai tanto, è diventata una cultura in cui tanto stanno guardando con grande interesse. Sempre per noi interessante, per esempio, che di nuovo, vista la nostra esperienza che abbiamo a livello storico del tabacco come monocultura, stiamo cercando veramente di rendere, di lavorare sulla canapa come cultura di rotazione. Questo è fondamentale, perché se no si rischiano tutta una serie di cose del passato. Queste sono le immagini della prima semina collettiva. Questi sono uno dei campi di Senatore Cappelli, e qui arriva un altro progetto che è un po' più dove sono intervenuto io direttamente. Allora, quindi insieme a tutte queste sperimentazioni a livello collettivo, queste azioni quindi partecipate che si sono create, c'è il grande problema del fatto che le terre pubbliche, cioè sia le terre private, poi si è scoperto, si stanno scoprendo in questi giorni che quegli anni lì, essendo abbandonate le terre, sono state in qualche modo utilizzate, per esempio dalla mafia stesso, dalla camorra napoletana soprattutto, quindi attraverso, ci sono adesso, ultimamente sono uscite le intercettazioni di Schiavano, del pentito, che praticamente la camorra aveva individuato alcune zone d'Italia, il Salento è una di quelle, per portare tutti i rifiuti dalla Svizzera, dalla Germania, dal nord Italia, i rifiuti tossici. E quindi adesso stanno uscendo tanti focolai, diciamo, tossici all'interno del territorio, e la situazione è molto preoccupante, perché non si dice, perché c'è una grande attenzione turistica del Salento, un po' come sul Gargano qui, e quindi si è costruito un'immagine che, tra l'altro, vi dico che l'immagine che si dà del Salento è un campo di ulivo diserbato. Anche noi, già rispetto all'immagine, bisognerebbe già lavorare sull'immagine, perché quel campo di ulivo con la terra rossa che spesso si dà come immagine la cosa è diserbato, perché non puoi vedere la terra così dritta come se fosse una piastrella così, no? Non puoi vederla, no? Non è così. Se la terra è naturale, produce erba, produce biodiversità. Dicevo, la situazione è terribile da questo punto di vista, quindi proprio di questo abbandono ha portato al fatto che le terre private sono state spesso date come discariche. Addirittura c'era in quel periodo si era sviluppato molto l'industria calzaturiera, c'era sempre quella zona lì, produceva tantissime, ma produceva per la Lumberjack, per grandissimi marchi,
come anche le sigarette erano prodotte per la Philip Morris, per tutte le grandi multinazionali, non solo per l'Italia. Quindi era proprio un sistema industriale molto molto sviluppato. Dicevo, tutte queste aziende seppellivano il terreno, addirittura sono uscite adesso delle nel nostro gruppo di Castiglione c'è una giornalista che si occupa di questi temi in maniera molto forte, addirittura minacciata più volte, e quindi abbiamo sempre notizie molto molto fresche e molto tristi, devo dire, rispetto alle indagini, come stanno andando avanti. E dicevo, per esempio, queste ditte che facevano calzaturificio non avevano neanche l'idea di seppellivano le cose nel terreno, ma non avevano neanche l'idea di che stessero compiendo un crimine o un atto comunque illegale. E quindi non lo so, sono ritrovate cose con gli imballaggi di queste ditte stesse, seppelliti materiale tossico sotto. Quindi c'era proprio. Si era perso in qualche modo proprio l'idea di che quella è la terra che ti ha dato da mangiare per secoli e che era diventata veramente la terra di nessuno. Altre cose che stanno, su questo anche si potrebbe andare avanti, purtroppo descrive una situazione molto drammatica, ma un altro dato importante è in generale sulla Puglia. E sull'Italia, l'Italia consuma rispetto a superfici coltivate 5 volte più prodotti chimici e diserbanti che Germania e 3 volte più la Francia, e la Puglia è la regione che ne consuma di più in assoluto, che ne usa di più in assoluto, quindi c'è una cultura proprio che bisogna poter cambiare. Il numero dei tumori in provincia di Lecce, purtroppo, è stato fino agli anni 70, era una zona felice. Attualmente c'è la più grande crescita di tumori, soprattutto non polmoni, ma ovaie, tiroide, quindi tutta una serie di cose non legate alle malattie legate al fumo di sigaretta. E tutti questi dati, ovviamente questa emergenza, vera e propria emergenza, dici cosa fai, o scappi o reagisci, quindi da lì che abbiamo deciso di reagire in maniera così, così, così forte e di organizzarci dal basso per provare a costruire qualcosa. Quindi terre private, ovviamente ci si può fare, si può agire solo attraverso queste azioni di mettere in rete, anche perché bisogna per forza lavorare in rete, perché gli appezzamenti sono piccolissimi, non ci sono latifondi, grandi latifondi. Da noi c'è la tradizione che quando hai un pezzo di terra la devi dividere per quanti figli hai, e quindi gli appezzamenti diventano sempre più minuscoli e non lavorabili. Quindi senza un'idea di mettersi insieme è impossibile immaginare un sistema nuovo agricolo. Ma prima funzionava che c'erano tutto una serie di sistemi, per quanto la situazione fosse questa di autarchia che vi dicevo, c'erano tutta una serie di sistemi che mettevano in comune. Per esempio il forno era un sistema comunitario, quindi il forno in ogni paese c'erano 1, 2, 3 forni a secondo quanto era grande, che erano a servizio di tutto il paese, quindi si lasciava il lievito, una persona faceva il pane, si lasciava il lievito madre per quello che arrivava il giorno dopo, e da lì, quindi quel giorno dopo, le persone prendevano quel lievito madre e ne lasciavano un altro, pulivano il forno e lasciavano la cosa, e si distribuiva, visto che c'era l'impossibilità di fare sempre il grano, il pane fresco, si facevano tutte le frise, le friselle, quindi la scorta di pane per tutto l'anno, ma si facevano e si distribuiva, diciamo, ai conoscenti e ai parenti il pane fresco, in modo che quando gli altri si creasse questo sistema virtuosistico. Questo è un esempio, ma anche per esempio a sistemi agricoli, visto che c'erano delle zone, per esempio il grano veniva coltivato in alcune zone, le parcelle erano molto piccole,
quando passava la metitrebbia veniva da un campo dopo l'altro e quindi si pagava una piccola parte. Ora, ovviamente, iniziare delle azioni di questo tipo, se non si costruisce qualcosa dal basso e in comune, è impossibile immaginare un... quindi non è solo una questione di moda, è una necessità quella di mettersi insieme e cercare di coinvolgere quanto più possibile le persone. E quello che stiamo facendo non è solo una questione che ha validità a livello locale, cioè noi stiamo immaginando, cioè io credo, c'era un articolo in francese che ho letto due giorni fa, che diceva si l'action locale peut changer le monde, se l'azione locale può cambiare il mondo. Secondo me è l'unica possibilità, perché i sistemi sono così complessi che devi rimergerti a sperimentare su modelli molto piccoli in cui hai il controllo delle cose, puoi capire veramente le dinamiche con cui vanno le cose, altrimenti ti sfugge tutto, altrimenti cioè, non vedi le... Quindi solo a livello locale, solo a livello di ricostruzione di una complessità di un sistema di sviluppo, solo in quel modo lì secondo me si può veramente cambiare le cose. Io non credo più, questa è una mia cosa personale, alle politiche per esempio a livello nazionale, europeo, ma credo veramente in queste capacità, credo alla potenzialità che hanno queste di permettere la libertà di ritornare, di ritornare ad avere la libertà di fare queste cose qui. Perché adesso è solo una questione di leggi e regolamenti che bloccano, no? In qualche modo. Quindi veramente l'azione politica dovrebbe essere rivolta solo in quella direzione lì, secondo me. Dare veramente la possibilità di ritornare dal basso a sperimentare localmente. Quindi questo, per me questa ricchezza che abbiamo qui, cioè abbiamo una ricchezza enorme, cioè veramente bisogna solo capire le potenzialità. Ma come si fa a capire la potenzialità di una, per esempio, dell'agricoltura quando la situazione che ti trovi per queste sono le stradine di campagna, le strade pubbliche. Puoi spegnere la luce per favore? Così vi faccio vedere, se no vi addormento, parlo troppo e vi addormento. Queste sono un po' di immagini. Lì amianto, c'è buttato di tutto, ovviamente. Veniamo, questa è una delle azioni che, lascio pure la luce così faccio vedere un po' di immagini man mano, vi mostro un po' più questo progetto un po' più nel dettaglio, è questo progetto che abbiamo chiamato Parco Comune dei Frutti Minori. Parco Comune. Allora, sì, dicevo, come si può immaginare di intraprendere un'azione agricola quando le strade di campagna sono ridotte a questa cosa? Cioè, il nostro territorio è di una bellezza spropositata, cioè veramente rispetto alla ricchezza proprio, alla bellezza che c'è, ma come si fa a immaginare di costruire qualsiasi azione in queste terre se quello che ci vediamo, non, quello che vediamo è questo. Non, io sono, cioè, sono stato sempre, questa è una delle cose per cui mi sono allontanato dall'agricoltura, questa è è molto comune da noi, adesso voglio esplorare anche capire com'è la situazione da voi, ma questa è la situazione molto spesso nelle nostre campagne, in cui l'unico utilizzo delle stradine di campagna è quello di buttarci tutto, compreso tanto amianto, tantissimo amianto, e quello non è solo colpa delle persone, ma purtroppo non sono state fatte delle politiche giuste. Per eliminare l'amianto non è colpa delle persone se negli anni 70 si hanno impiantato queste cose qui. Quindi da questo dato di fatto abbiamo detto forse
bisogna immaginare veramente di costruire un'azione che io chiamo di bellezza partecipata. E lì ho proposto e abbiamo iniziato a realizzare questo progetto che si chiama Parco Comune dei Frutti Minori. E queste sono le immagini della prima azione che abbiamo fatto. Vabbè. Allora, vediamo se sono tutte capovolte. Allora, cosa abbiamo pensato di fare? L'idea era questa. Abbiamo detto, prima di tutto abbiamo fatto una lobby rispetto al sistema politico comunale lì il sindaco che c'era, l'amministrazione comunale che c'era, perché c'erano delle zone dove c'erano più o meno tipo una decina di tonnellate di amianto nello spazio pubblico e più o meno abbiamo rimosso attraverso questa prima azione qualcosa tipo 70 tonnellate di rifiuti vari e 5-6 tonnellate di amianto. Quindi i bordi delle strade erano proprio delle montagne di rifiuti, era proprio questo, senza pensare a quello che c'è dentro. Quindi questa è la situazione. Ecco, esatto, perché abbiamo capito che ovviamente la piccola raccolta la potevamo fare a livello pubblico, la dovevamo fare come azione collettiva, però questa cosa qui avevamo bisogno assolutamente di macchinari e anche di accedere a delle discariche, dei trattamenti specializzati. Quindi la prima azione che abbiamo fatto è fare pressione sull'amministrazione che stava per uscire, dicendo che avevamo fatto tutta la documentazione e che a livello legale eravamo come cittadini nelle condizioni di denunciarli e mandarli in galera se non facevano questa azione. Cioè, siamo andati proprio, non avevamo niente da perdere, eravamo tutti, dovevamo rompere con questo passato, con questa. E quindi nel giro di 2 settimane è stato tolto tutto. Tutto. Hanno trovato i soldi, hanno fatto la cosa, cioè, incredibile. Però ovviamente questo hanno tolto il grosso. Poi come azione pubblica, invece collettiva, e questo è avvenuto tutto in 10 giorni, cioè che abbiamo organizzato un campus attraverso anche la collaborazione con Free Home University, che sono venuti più o meno 50 persone da tutto il mondo, che sono state ospitate a Castiglione, attivisti, artisti, pensatori, e abbiamo costruito un campus per costruire questo progetto. Quindi in 10 giorni c'erano continuamente delle azioni formative in cui c'erano degli esperti rispetto agli innesti, rispetto alle pratiche biologiche, e degli esperti a livello storico che ci raccontavano un po', andando più in profondità, le cose che vi dicevo prima. Degli esperti a livello rispetto al lavoro, alle questioni legate al lavoro, all'emancipazione del lavoro, quindi tutta una serie di un campo formativo, quindi un'azione pedagogica soprattutto. Lavorato con le scuole, con tutta una serie di azioni, ogni mattina c'è un'azione diversa, programmata, in cui mettevamo per esempio dalla ricostruzione dei muretti a secco, fatto con delle associazioni di anziani, alla ricostruzione, alle tecniche di piantumazione, alle tecniche di riproduzione degli innesti. L'idea era ripulire queste strade di campagne e costruire un frutteto comune. Ed è nato quindi il Parco Comune dei Frutti Minori. Frutti minori perché abbiamo deciso, ovviamente è stata una mia proposta, di piantare anche lì, di lavorare sulla biodiversità locale e di riprendere tutti quei frutti che ormai si stavano perdendo, e soprattutto la biodiversità. Quindi per esempio già nella Notte Verde noi avevamo fatto un progetto sulla biodiversità, avevamo fatto una via di biodiversità
in cui attraverso una collaborazione con il Parco Otranto Santa Maria di Leuca siamo riusciti a riprendere, a esporre in un progetto meraviglioso 210 varietà di fichi pugliesi, in tutta la Puglia, non è solo un progetto, che erano esposti in una tavolata enorme, magnifica, e ti facevano pensare alla diversità del genere umano, ti facevano passare alla diversità di relazioni, non solo alla biodiversità dei fichi, ma per questo dire, per ogni... c'è talmente tanto lavoro da fare rispetto a questo, che ogni cosa che tocchi potrebbe diventa enorme, no? Diventa enorme e ti apre nuovi campi di azione, di prospettive. Senza il fatto di vedere tutta questa complessità è molto difficile immaginare. Puoi spegnere la luce che faccio vedere qualche immagine. Qui ve la racconto attraverso le immagini, così almeno potete un po' viaggiare insieme. Allora, questi sono questi momenti del campus. Per esempio nelle terre pubbliche abbiamo fatto anche un orto sinergico, non so se lo sapete, come è una tecnica di piantumazione che arriva dal Giappone, che è molto molto interessante perché praticamente attraverso la cioè si pianta tutto su un cumulo di terreno, quindi un po' più alto, quindi senza la possibilità di senza piegarsi, e si piantano le piante in sinergia in modo che si possano in qualche modo, non hai bisogno di nessun concime chimico, perché le piante, pianti le leguminose, le liliacee che sono agli, cipolle, che quindi creano gli antibatterici naturali per il terreno, pianti alcune piante di fiori che ti chiamano le api, quindi pianti in sinergia tutte le piante in maniera molto semplice, e il cumulo che tu costruisci va avanti per 10 anni. Ed è stata inventata questa tecnica in Giappone, per esempio, soprattutto per la coltivazione femminile, per ridurre la fatica, oltre a sperimentare l'agricoltura naturale. Ed è una tecnica intensiva, non è una tecnica, per esempio, come l'agricoltura biologica, che ha bisogno invece di, in qualche modo non è estensiva come tecnica. Qui alcuni momenti ancora di... Vedete qui, per esempio, questi sono i due bordi, abbiamo fatto l'azione in diverse parti della città, prima cosa che abbiamo fatto è tirato fuori tutta l'immondizia dalle strade, e poi abbiamo scavato in profondità completamente perché volevamo essere sicuri che questi pezzi di terra che restituivamo alla gente fossero sicuri al 100%, quindi abbiamo scavato fino a trovare la roccia per essere sicuri. Alcune zone le abbiamo delimitate in attesa degli interventi specialistici. Qui per esempio siamo nelle scuole che costruiscono questo orto sinergico, qui un pezzo della comunità che si ritrova nell'inaugurazione del parco, della prima cellula del parco, tantissime persone. Qui per esempio i fichi, per la prima piantumazione, perché era aprile, abbiamo piantumato 13 varietà di fichi e 80 alberi negli spazi pubblici. Qui ancora un'altra. Qui è una. Questo è uno dei campi nostri coltivati. Adesso siamo arrivati a 13 ettari di terreno, che per quella realtà è tantissimo, considerando che sono incomodato d'uso. E chi semina utopia raccoglie realtà è una frase che arriva da Petrini, quindi dal movimento di Slow Food, che è stata adottata anche per la semina collettiva, per le azioni di semina collettiva. Qui ancora un'altra azione nell'orto sinergico. Questo è un campo, se vi capita in aprile andate nei campi e vedrete cosa significa un campo di grano, cioè rispetto, nel senso, si vedono anche i fiori, sono di una bellezza meravigliosa che abbiamo completamente dimenticato perché i campi di grano ormai sono fatti per far crescere solo il grano, non c'è nessuna biodiversità dentro. E questo è quello che ci piace vedere, in realtà, quello che è possibile vedere
al di là, no? Queste cose, dicevo, la bellezza partecipata, e quindi l'idea di parco che stiamo costruendo come ecosistema in tutto il paese. L'idea è proprio cercare di costruire tutto il paese come parco, quindi in cui tutte queste azioni sulla biodiversità si costruiscono, quindi stiamo recuperando le varietà antiche di pomodoro, che non hanno bisogno di essere innaffiate, per esempio, perché i nostri genitori hanno selezionato delle qualità di pomodoro che non hanno bisogno di essere innaffiate, cioè, quindi, e sono molto molto produttive. E invece negli ultimi anni ci avevano venduto delle qualità di pomodori che hanno bisogno di tantissime irrigazioni e sono di scarsa qualità, tra l'altro. Questo, per esempio, una parte abbiamo lasciato solo per le erbe spontanee, ripiantando, rimettendo in alcune zone quasi delle oasi ecologiche. Questi sono costruito le sedute con muretti a secco nello spazio pubblico. Questa è un'altra vista questo è un campo di farro monococco ad aprile. E questo è una delle cose che abbiamo iniziato anche, e la formazione sulla biodinamica. La biodinamica, e su questo poi ne parlerò magari dopo in maniera più intensiva perché è interessante da conoscere, è una tecnica di coltivazione che in qualche modo supera le difficoltà del biologico, deriva da Steiner, quindi negli anni 30-40, ed è attenta proprio alla fertilità naturale del terreno, quindi alla ricostruzione dell'humus, ma è anche attenta a tutte le interazioni tra la terra e il cosmo, perché nella concezione che abbiamo adesso dell'agricoltura pensiamo solo attraverso la chimica a nutrire il terreno in qualche modo, ma abbiamo perso il contatto completamente col cosmo. Pensiamo all'influenza, per esempio, se vogliamo fare un esempio semplice, pensiamo ai cicli mestruali che sono regolati sul ciclo della luna, o hanno la stessa durata in qualche modo come la luna, o la forza che la luna sulle maree. E non pensiamo in realtà che le piante sono completamente dipendenti dalle forze cosmiche in qualche modo, quindi dai pianeti, dalle interazioni dei pianeti, al sole, alle stagioni, eh? Cioè, quindi partendo dal semplice a quello che tutti possiamo immaginare, ma andando sul più complesso, e la biodinamica cerca di ricostruire tutti questi sistemi, ed è affascinante perché il modo con cui il contadino si pone all'interno cioè va a coltivare è completamente diverso, un rispetto diverso nella natura, si sente parte e in qualche modo sospeso tra terra e cielo, no? Ed è veramente, veramente interessante come capacità. Qui per esempio una tecnica degli innesti, visto che abbiamo cominciato a piantare frutti minori, quindi è importante capire anche come si innestano, come si riproducono. Qui è una delle immagini del lavoro in cui sono coinvolti anziani, bambini, cioè in tutta quindi quella strada che non è nemmeno la strada più bella, ma è una delle strade che abbiamo preso come simbolo perché era una di quelle più toste. Abbiamo lavorato con l'Accademia di Urbino per fare la segnaletica stradale con degli studenti della... È in realtà un metodo molto semplice che abbiamo trovato, è questo del lavorare sul ridipingere, per esempio di fare una segnaletica molto molto leggera, perché la nostra intenzione era non costruire un parco per turistico, per uso turistico, ma veramente un parco che serviva per i cittadini. Poi credo nei prossimi anni potrà diventare anche un mezzo, però la prima cosa per noi importante era che i cittadini si riappropriassero di quelle terre, di quelle campagne. E nel giro di 2 mesi la cosa interessante è che c'era una sete pazzesca rispetto a questo, perché nel momento che abbiamo ripulito quelle strade, che le abbiamo date alla comunità,
bambini che sono tornati in campagna, donne che fanno power walking, si usa il power walking, adesso tutti vanno a passeggiare a passo spedito, biciclette. Abbiamo cominciato a rivedere veramente la campagna che rifioriva, perché era semplice ma era così impossibile da immaginare, e la comunità è diventata veramente custode delle terre di campagna. Qui per esempio è quando stiamo ricostruendo i muretti a secco con l'aiuto di un'associazione di house, un'associazione di anziani, che sono una sessantina, settantina di anziani che si sono messi al servizio a lavorare con noi. Qui è ancora uno dei momenti con la scuola, con le scuole dove lavoriamo. Qui il primo albero che abbiamo piantato. Questo è sempre fa parte della questione della segnaletica su cui stiamo lavorando, quindi grano, senatore, cappelli, farò di colli. L'idea è di fare, per esempio, stiamo facendo con tinture naturali e scrivendo proprio come se fosse, scrivessimo con la terra, scriviamo con la terra il tipo di cose che sono, stiamo piantando o creando la segnaletica man mano. Questo è all'inizio, adesso ovviamente è molto più bello perché questi sono i campi, per esempio il grano tenero gentil rosso, il grano senatore cappelli, abbiamo alcuni orti che diventano solo orti didattici in cui ci portiamo le scuole, quindi sono piccoli appezzamenti che usiamo a fine didattico per fare lo scambio con altri agricoltori, per spiegare come stiamo facendo. Tutto questo per il momento è venuto in forma completamente volontaria, 3 anni abbiamo lavorato solo volontariamente, perché era impossibile immaginare una cosa del genere cercando di avere dei proventi da subito. Abbiamo lavorato con un grandissimo grafico che si chiama Mauro Bubbico, che insegna all'ISIA di Urbino. Con lui, anche lui si è volontariamente, si è, perché è innamorato del progetto come tutti noi, si è messo a lavorare facendo il logo del Parco Comune dei Frutti Minori. Questo fra morte e vita. Ecco, questa è la... Io direi, se siete d'accordo, di fare 10 minuti di pausa, perché non voglio neanche troppo, e poi che ore sono adesso? Perfetto, facciamo 10 minuti e ci vediamo qua, così andiamo avanti, va bene?